grazie al premio internazionale Nassiriya per la pace, la fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi, la stessa che il 2 giugno sfila davanti al Presidente della Repubblica a Via dei Fori Imperiali, è qui e questa è storia. Un applauso a voi, ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri, all'Associazione del Premio, alla Capitaneria di Porto e a tutti voi. Prima di fare un momento bello, che è il concerto che ha promesso il Presidente Vincenzo Rubano, non possiamo volgere uno sguardo anche al passato, non solo alla strage di Nassiriya, ma anche a coloro che ci hanno presieduto. E qua su questo monumento sono scritti e scolpiti i nomi dei vostri caduti, grazie ai quali oggi siamo liberi in una Repubblica democratica e grazie al loro sacrificio noi siamo qua. Grazie. Noi cominceremo con rendere omaggio quindi ai caduti, ma cantiamo anche la canzone degli italiani e vorremmo che la sentissero pure a Marina di Camerota giù e la cantiamo tutti quanti, va bene? Ecco, cominciamo la cerimonia con l'ingresso della fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Signori, reparti militari, attenti! Altra bandiera!
le parti riposo. Procediamo ora alla benedizione della corona. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato, perché libertà, pace e giustizia sociale sono beni da difendere e promuovere giorno per giorno. Con questa consapevolezza, mentre rendiamo grazie per il recupero di questi valori inestimabili, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'uomo e di ogni uomo, e invochiamo il Cristo Salvatore perché ci doni una coscienza vigile nell'adempimento del nostro dovere di cittadini e di cristiani. Diciamo insieme: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, per la nostra Italia, perché fedele alla sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorre efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per il Presidente della Repubblica, Mattarella, perché illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e della libertà comune e di rappresentante dell'unità nazionale. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovano con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita, e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore li accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace all'allerta e alla concordia. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Benedetto sei tu, o Dio, nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito, che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Thank you.
Ecco, questa suggestiva cerimonia termina qui, noi ci prepariamo per il concerto, se apriamo il varco la fanfara defluisce, si rifocilla e poi ci prepariamo ad entrare in chiesa. Grazie per l'attenzione, onore ai caduti, e c'era anche Tolomeo che voleva lanciare un suono ai caduti del mare. Siamo in famiglia, lo possiamo fare con uno strappo cerimoniale. Grazie. Anche questo è un modo di pregare e di estendere la nostra vicinanza ai caduti. Lasciamo adesso la fanfara della brigata Bersaglieri Garibaldi. Grazie. Maresciallo Marco Di Lucia. Sulla fanfara sono state dette frasi di apprezzamento, ma la più significativa è quella forse espressa da un poeta che rimane anonimo. Io vorrei che ogni mattina giungesse all'orecchio di ogni italiano lo strepitio veloce e barbarososo della fanfara dei Bersaglieri. E nelle giornate di ogni italiano ci sarebbe qualche lacrima in meno e qualche sorriso in più. Vi prego di accogliere con un grande applauso la fanfara.
Thank you.
adesso eseguiremo un brano che si chiama La Variata, ed è una variazione del trombettiere solista, in questo caso non è più Salvatore Pascarella, ma è Gabriele Pizzone. Gabriele! Ed è una variazione del brano che abbiamo fatto prima, che è Flick Flock, che è la nostra marcia d'ordinanza. La variata. Alla adesso eseguiremo un medley di brani regionali che cerchiamo di abbracciare tutta Italia. L'abbiamo fatto in occasione del 150° anno dell'Unità d'Italia, abbiamo cercato di abbracciare quante più regioni possibile. Qua siamo tutti campani, presumo, non vedo, almeno credo. C'è anche la nostra Campania comunque nel medley. Adesso lo facciamo ascoltare, l'abbiamo chiamato Cara Italia, è stato arrangiato dagli stessi componenti della Pampara. Thank you.
Buonasera e grazie, grazie per la partecipazione così nutrita. Questa sera non è facile trovare le parole giuste, insomma l'emozione, anche io sono umano, sono fatto di carne ed ossa, quindi davvero grazie, però ci tenevo a fare dei ringraziamenti. Volevo ringraziare innanzitutto per l'ospitalità il parroco Don Gianni Ciro. Grazie. Volevo ringraziare il sindaco per la disponibilità dimostrata in questi giorni. Non è stato facile trovare. Abbiamo fatto riaprire delle strutture per questa manifestazione, non è stato facile, quindi grazie davvero di cuore. Grazie all'esercito italiano, grazie alla fanfara dei bersaglieri, grazie di cuore. Grazie al colonnello Brilletto, grazie all'arma dei carabinieri. Naturalmente alla Capitaneria di Porto e alle altre forze dell'ordine, grazie davvero di cuore. Ma permettetemi di fare un ringraziamento particolare alla comunità di Lentiscosa. Qualcuno mi chiedeva prima perché il concerto della fanfara dei bersaglieri a Lentiscosa. Perché io ho immaginato, ho sempre immaginato il premio Nassiria come un grande contenitore di storie, di uomini e di donne che mettono a disposizione la loro vita per gli altri, ma anche di gente straordinaria come la comunità di Lentiscosa. Una comunità. Una comunità solare, accogliente, che al momento giusto sa far valere anche i propri diritti, una comunità con la schiena dritta, che può essere l'esempio anche per le altre comunità. Quindi grazie davvero di cuore. Io vi posso dire solo una cosa, posso farvi una promessa: il prossimo anno il Premio Nassiria tornerà a fare tappa qui a Lentiscosa. E di nuovo grazie di cuore a tutti e passo la parola al sindaco. Cari concittadini, buonasera. A me spetta questa sera il ruolo più difficile, perché chiudere dopo quanto abbiamo assistito, credetemi, è una grande emozione, è un'emozione che ho poche volte provato nella mia vita. E allora devo dire, ecco perché noi siamo orgogliosi di essere italiani. Lo siamo proprio per quello che abbiamo potuto vedere qui questa sera e che continuerà nella giornata di domani. È stato detto già tantissimo di quanto dovevo dire, è stato detto tanto ed è stato detto benissimo, quasi da risultare superfluo questo mio intervento. Come ha detto bene Vincenzo, ancora una volta, se ce n'era bisogno, Lentiscosa unita ha dimostrato il vero volto della nostra Italia. Vedere qui bambini dai 2 anni fino ai nostri nonni che hanno partecipato forse al secondo conflitto mondiale ci riempie di orgoglio. Ebbene, a questo punto ringrazio Don Gianni e tutte le forze istituzionali, politiche
e religiose che sono qui presenti questa sera. L'emozione, credetemi, è tanta. Sono tanti i giovani qui presenti e un pensiero particolare appunto va ai nostri nonni, che con i quali spesso ci confrontiamo, parliamo e ci raccontano dei loro atti di coraggio e di amore durante i conflitti. E oggi le tante personalità che sono qui presenti non hanno bisogno di essere presentate, perché nel corso di questi anni si sono già integrate nella nostra comunità. E io vi ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutto il popolo di Camerota per essere qui questa sera. Un grazie particolare a chi ha voluto fortemente e creato questo evento, a chi lo ha voluto sponsorizzare, a chi ha voluto patrocinare questo evento: lo Stato Maggiore della Difesa, il Corpo della Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, i comuni di Vallo della Lucania, di Celle e Bulgheria. Un ringraziamento particolare va a Monsignore Spinillo, che domani sarà presente, e un grande, grande, grande applauso alla fanfara dei bersaglieri della Brigata Garibaldi. Il premio Nasseria è una manifestazione che ha lo scopo di accendere i riflettori su quegli uomini e su quelle donne che mettono da parte la propria vita e la mettono da parte a disposizione della pace nel mondo. E questo esempio, questo premio che noi di Camerota rivendichiamo fortemente con orgoglio, perché è il premio voluto dall'associazione culturale Elaia, presidiata dall'amico Vincenzo Rubano, nostro concittadino, giovane professionista al quale noi riconosciamo volontà, capacità, determinazione e un grande coraggio. Non a caso questo premio proprio nei giorni scorsi a Roma ha ricevuto anche dal presidente Sergio Mattarella un messaggio di plauso. Vincenzo è un giovane nato qui a Camerota di cui dobbiamo andare fieri, un giovane inviato in tutti i territori di guerra. Lui è stato in Kosovo, in Libano, in Afghanistan e spesso ha incontrato questi nostri eroi, ha parlato con loro, li ha salutati e a qualcuno non lo ha visto più tornare al campo dove stavano insieme. E vi ringrazio tutti a nome di tutta l'amministrazione del Comune di Camerota e di tutti i cittadini. Grazie per aver portato questo premio qui a Camerota, nato qui a Camerota, all'attenzione di tutta la nostra nazione. Proprio l'altro giorno il ministro Franceschini ha ricevuto appunto un premio per il premio Nasseria. E l'Entiscosa e l'Icusati, grazie a questo premio, questa sera hanno l'onore di essere un paese che diventa scuola di umanità. Grazie a voi tutti, viva il nostro comune, viva la nostra Italia, viva i nostri eroi di Nasseria. Ringraziare, l'ho fatto prima, non per dimenticanza, ma pensavo di prendere la parola un'altra volta, tutti i componenti del consiglio direttivo dell'associazione Laia, che organizza il premio ormai da 4 anni. Le persone che lavorano dietro le quinte sono sempre le più persone. Le premiazioni le faremo domani agli Usati, però un attestato di benemerenza di una persona straordinaria lo vogliamo consegnare questa sera. Lo vogliamo consegnare a Don Gianni Ciro. Per aver diffuso da sempre la cultura del dialogo e dell'accoglienza,
indispensabili per ogni percorso di pace, valore assoluto dell'essere cristiano. Esprimo una gratitudine vivissima da parte mia personale e di tutto il popolo di Lentiscosa, perché stasera con questa manifestazione così prestigiosa, così forte nella proposta di valori, Lentiscosa, un piccolissimo paese, una frazione del comune di Camerota, un piccolissimo centro di una periferia delle periferie, stasera Lentiscosa è il cuore dell'Italia e dell'Italia nel mondo. E questo grazie a questo premio. Il valore di un evento, di un'iniziativa che ha dietro questo pensiero e questo spirito è proprio questo, cari amici tutti. E la mia gratitudine a chi ha organizzato, al giornalista Vincenzo Rubano, a tutti gli uomini e le donne, i volontari che fanno parte di questa organizzazione, veramente esprimo una gratitudine vivissima. Così come esprimo una gratitudine immensa all'esercito italiano, perché credo che forse siano troppe volte, troppo frequentemente trascurati, dimenticati, e non hanno da parte dei cittadini di questo paese, già è stato detto ma mi piace ribadirlo questo, non hanno quel merito, quell'onore e quell'amore di cui uomini e donne che stanno su fronti complicatissimi di lotta per la pace, la giustizia e la libertà, di uomini e donne oppresse, di popolazioni oppresse, hanno bisogno. L'amore è un nutrimento fondamentale per chi lotta, cari amici. E mi è piaciuto stasera celebrare questo evento a Lentiscosa, perché come ha detto anche il sindaco c'erano tutti, c'erano i bambini e c'erano gli anziani che probabilmente non escono più tanto perché non ce la fanno, non hanno più le forze, ma stasera non potevano mancare a questo appuntamento con l'esercito italiano e con questo premio. Grazie a tutti e buonasera. Grazie. Allora, dedicata al signor sindaco, a Vincenzo e a Don Gianni, il ritornello dei comandanti, il colonnello.
Cilento TV. Cilento TV. In chiaro sul digitale terrestre. Cilento TV. Attualità, cultura, spettacolo, eventi speciali, sport, folklore, tradizioni, tempo libero, natura, ecologia. Da Marina di Camerota. Cilento TV. In chiaro sul digitale terrestre. Info 320 21 26 467. Sul web www.cilentotv.com. Cilento TV.